Goku Kaioken. Guardate che cosa sta facendo. Guardatelo. Ma il mio Goku è un miglior carro armato, Broly. Guarda qui un vero danno di strada. Andiamo con la verde. Kaioken per 100. Un'altra verde. Kaioken per 1000. Kaioken per 1000. Oggi, ragazzi, andiamo a fare lo showcase di Goku Kaioken. L'ho inserito all'interno del team God Key, rigorosamente senza buff agli HP, perché noi i buff agli HP fanno schifo. E noi lo tiriamo fuori e lo guardiamo contemplandone la bellezza. Bellezza che a mio avviso non gli ha reso troppa giustizia. Goku Blue Kaioken a mio avviso doveva essere un pochino più sensuale dal punto di vista delle animazioni. Perché sebbene la sua carta verde sia stupenda, la carta blu è letteralmente una scoreggia. Direi che possiamo guardare direttamente la sua trasformazione. Abbiamo 292.000 Strike Attack. Adesso voi cercatemi ad oggi nel meta un personaggio che ha 292.000 di Strike Attack. Questo caro Goku ha anche delle difese in forma Kaioken veramente ottime, 167k. Insomma, raggiungiamo dei livelli di difensivi e offensivi veramente ottimi. Abbiamo la carta verde che ci manda in Kaioken times 10, ci aumenta il danno strike per una volta, non cancellabile, 30% danno inflitto attivabile una volta e non cancellabile, e ci trasforma la nostra blue card che da Kamehameha praticamente passa a Super Kamehameha Pugno Scoreggia, che viene utilizzata contro Hit, che praticamente infligge Massive Impact Damage, ha un danno maggiorato e aumenta il danno strike ricevuto sugli avversari e praticamente distrugge anche tutte le carte del nostro avversario. Trasformazione con la main ability che ci trasforma da forma base a forma Kaioken. Ci peschiamo, una volta trasformati, attivando la main ability, una special, e abbiamo un meno 50% alle CAT avversarie. Ricordiamoci che carichiamo il nostro Vanish del 100%, quindi la main ability in forma Kaioken è veramente molto utile. Sandes ci pesca una special move quando la trasformazione ha 20 count rimasti. Trasformazione un pochino limitata, purtroppo. Praticamente che cosa succede? Che ci potenzia la special move del 30% fino a fine trasformazione, quindi è buona norma tirare la special di Goku Kaioken una volta passati i primi count della trasformazione, quindi dobbiamo far aspettare almeno tutti i count finché non ce ne restano 20. Una volta che ne abbiamo 20, green card e special move, facciamo il danno top. Abbiamo inoltre i seguenti effetti: quando la trasformazione termina aumentiamo il costo delle nostre carte, abbiamo addirittura un debuff per noi stessi, purtroppo. Direi che possiamo andare in PvP, lo proviamo all'interno di questo team God Key completamente strike oriented, e andiamo col primo match. 3-2-1, let's go! Ok, primo match, siamo contro un team God Key. Oh, un bel team da inizio stagione, come piace a noi per il divertimento. Perfetto, giochiamo Vegeta, Goku Black Red e il nostro Goku Kaioken. Non vedo l'ora di provare anche Goku Black Red, personaggio dell'era paleolitica. Ok ragazzi, match numero 1, Goku Zenkai 7 e un paio di avversari contro il team dei... lo riscopriamo. Usando personaggi tutti quanti molto vecchi. Andiamo così. Purtroppo questa non cancella il colore di svantaggio, e il nostro Goku Ultra Istinto ci ha appena colpito con una carta verde. Ma nessun problema. Dai, ecco qua il colore di vantaggio, su via. Ok, perfect vanish per noi. Pronti? Kaioken! Primo. Ok. Colore di svantaggio, ragazzi, dai. Almeno contro Goku vediamo già dei danni carini. È Goku, non è un personaggio particolarmente entusiasmante dal punto di vista delle difese. Ma purtroppo neanche noi stiamo utilizzando un personaggio molto entusiasmante. Entusiasmante però è questo lock che ci toglie dalle scatole già il primo personaggio di colore red, che darebbe fastidio un po' al nostro Goku Kaio, e che dovrà one shottare ovviamente uno Zenkai 7. Se non le facciamo shottare uno Zenkai 7 non siamo contenti. Va bene, e ne abbiamo uno in questa partita, quindi potremmo già iniziare a pensare di farlo. Va bene Black, guardate il potere delle statistiche elevate, ragazzi, che cosa va a fare, i miracoli dell'inizio stagione, adoro. Allora lui probabilmente adesso, ok, sì, ci attacca, a questo punto non ha più nulla. Vediamo così.
Ok. Allora, ragazzi, dobbiamo prima ridurre un po' gli HP a questo Goku. Ok. Perfetto, grande Vegeta, ti voglio così, cattivo. Meraviglioso. Vai, Vegeta. A questo punto dobbiamo aspettare il timer count 20, cioè, o meglio, il ventesimo count della trasformazione di Goku, prima di lanciare e di pescare una blu. Va bene, di solito quando noi creator abbiamo contro Goku ultra istinto e lo shottiamo, lo utilizziamo come benchmark per dire: cavolo, questo personaggio fa dei danni. Però in realtà Goku ultra istinto è squishy, quindi quei danni che vedremo con questa strike, che saranno pazzi, ecco, esatto, non sono troppo indicativi. Ma questo non lo scopriamo, quindi, oh mio Dio, abbiamo shottato Goku ultra istinto con una carta. Siamo, oddio, Goku Kaioken. Ok, andiamo in Kaioken per 10. Attenzione, il predict. E concludiamo con la prima legendary finish della partita, signori. Mamma mia, shottiamo lo Zenkai 7 in primo match. Con orgoglio e con stile. Andiamo alla prossima partita. Lucifer 1273 GG. Powerful opponent, pare. Purtroppo io non ho dei purple in suo team, quindi i verdi non so come counterarli. Evitiamo il Gito Blu ancora e portiamo, direi, di nuovo Goku Black e Vegeta. Ok, match numero 2. Qui abbiamo G. Porca vacca, che brutto inizio. Fortunatamente il nostro Vegeta possiede la capacità di tankare di un muro. Strano che non avevo un purple nella versione 4-2 green. Avevo dubbi che l'avrebbe fatto. Vabbè, e lo risolviamo di Goku Kaioken. Non mettermi sell. Ma dai, ma tu lo sai che sto facendo lo showcase di Goku Kaioken. Perché avresti dovuto fare sto switch? Scusa, mi state sniperando. Non va bene. Kaioken, let's go. Andiamo con la prima strike. Su. Trasformazione Kaioken per 10. La nostra aura diventa 10 volte più colorata del normale. E va bene, perfect vanish per noi. Questo fa ancora danno? Vediamo. Vabbè, non è niente di particolarmente entusiasmante, però non si può neanche dire che faccia schifo, dai. Ok, andiamo. Pescata aumentata, la sfruttiamo fino all'ultimo. Ok. Purtroppo Cell non è il best personaggio su cui tirare Goku Kaioken. Dovremmo rusharlo teoricamente, anzi. Brutto. Ok. Rosé, sei autorizzato a sacrificarti per me, caro Rosé. Prego. Ok, Jiren. Gli schiaffioni del... del grigio. Potevo sacrificare Vegeta in realtà. Proviamo ad andare con la blu. Ho questo presentimento. Un po' di Nostradamus. No, niente Nostradamus, ragazzi. Merita di più questo personaggio, ragazzi. Cioè, stiamo parlando di Goku Kaioken. Guardate che cosa sta facendo. Guardatelo. Forse i danni di Blast sono un po' da migliorare, tesoro, eh. Abbiamo la blu in mano comunque. Pronta. Andiamo. Direi di andare con la verde, così gli facciamo un po' di danno sufficiente per fare il KO. Da notare che il danno strike è circa il 60% del danno di una blu, più o meno. Bueno, abbiamo doppio vanish adesso. Pronti a usarlo? Come il macanco. Ready? Ok. Andiamo. Pronti? E voi direte, Dani, ma ti basterà il danno? Guardate la potenza di Goku Kaioken. Non basta il danno, non dirò nessuno però. Dura anche 30 secondi la trasformazione. Ma io non gliela faccio perdere, ragazzi. Non gliela faccio perdere la trasformazione. Assolutamente no. Dobbiamo finire la cosa con stile. Il problema è che adesso gira e non si fa mica problemi. Ho un secondo, ragazzi, devo tirarla adesso, mai più. E due! Prossimo match, number 3. Neanche Jiren può nulla contro questo Goku Kaioken. ragazzi, Vegito Blu e amici contro
un bel team movie non stellato da inizio stagione, meraviglioso team di quelli che piacciono a me. Ok, va bene, perfect per l'avversario. Dai, reggiamo, reggiamo. Vegeta Purple è ancora più da lo riscoprire. Buono. Allora, Bojack mi sa che tanca bene, eh sì, ci tanca bene. Addirittura abbiamo i debuff di Goku Black Rosé. Non ditelo ai ragazzi di YouTube, perché sennò poi alla fine i danni sarebbero falsati, però tranquilli. Nessuno se ne accorge che c'è, ci sono tre indicatori rossi sotto sotto il personaggio di Bojack. Oh, bello questo critico comunque. Ok, qui riusciamo ad evitarla. Ok, giro blu, grazie. Una mano. Ok. E Bojack è andato. Perfetto. Direi che è tempo della nostra ultimate move. Riusciremo a togliere 1.400.000 a un Vegeta defense type, a detta degli sviluppatori? Lo vedremo. Ovviamente sì. E ovviamente, signori, noi non possiamo terminare la partita senza aver utilizzato la special move di Goku Kaioken per concludere il match. Mi sembra ovvio, no? Ok, quando la peschiamo? Tra un po'. Io intanto vado in Kaioken per 10, non si sa mai. Pallina per baitare. Niente. Andiamo ancora col Ok, vanish. Oh, beh, l'abbiamo pescata prima. Beh, non poteva andare meglio. Leggendary finish numero 3 per il nostro buon Kaio. Sta andando showcase con i fiocchi, signori. Altri due match. Andiamo al prossimo. Ok. Counteru. Counteru. Ah, però. Beh, dai, ancora i personaggi un po' squiscini li gestiamo con Vegeta. Kaioken. Andiamo. Boom. Dai, metti in Broly. Droppino, proviamoci. Ma non ho rallentato abbastanza. Va bene. Ok, due blu. Ragazzi, sciottiamo tutti. Andiamo con la prima. E uno. Andiamo con la main ability. Ok. Ve lo porterò prima o poi, anche se in realtà ci sarebbe ben poco da riscoprire, dato che è ancora un carro armato. Ma il mio Goku è un miglior carro armato, Broly! Guarda qui un vero danno di strike! Le blast sono sempre da dimenticare, coi pugnetti finisci per fuori la partita, grande Goku! Abbiamo dimostrato il potere del Super Saiyajin Beru, ma non era proprio da ultimo match, mi è rimasto un po' di amare in bocca, facciamocene un'altra. Ok, Vados. Gogeta e Goku Revival. Goku Revival. Esiste qualcuno che gioca ancora Goku Revival nel God Key? Però se uno vuole un team difensivo ci sta. Però i team difensivi, ragazzi, non fanno per me. Vede che mi fanno cacare i team difensivi. Anzi, sono abbastanza inutili e noiosi. Le difese. Chi ha inventato le difese deve... pure lenta sta verde. Va bene. Ok. Ma staccare a Vados. Ma io direi che questa è perfetta adesso. Buona l'attesa. Bravo, complimenti. E questo mi blocca la combo. La cover. È di main.
Può Goku... Ma che senso ha questa cosa, Vegeta? Perché mi hai lasciato adesso? Raffo, grazie mille per la sub. 6 mesi insieme, che bella la family. Grazie mille, Raffo, bentornato. Bentornato. Clapku. Ci hanno clappato, ragazzi. Va bene, l'avversario non ha più il Rising, quindi non ci può più rovinare il nostro meraviglioso. Lo riscopriamo. Questa è lenta, è inutile che la tiri. È lenta. Goku Revival è uscito male. Ecco, ora torna su. Con mezza vita. Ok. Dobbiamo ancora mettere la nostra arma segreta, ragazzi, tranquilli. Dobbiamo ancora mettere la nostra arma segreta. C'è un po' di laghino. Lo reggiamo. Lo reggiamo. Fermi un attimo. Fermi un attimo. Devo sentire. Sentiamo bene. Ok. Sì. Sì, vai Kukaio. Parti. RR. Let's go. È il tuo momento. Spacca tutto. Oh, una strike mezza vita. Non potevi concludere meglio questo showcase. Vai Goku. Ok. Fermi. Main ability per caricare il Vanish. Andiamo con la strike. Stalliamo per un count. Che arriva la blu. Arriva la blu. La tiriamo. Questo personaggio qua vuole tankare la mia blue card. Ma di cosa stiamo parlando? Vai Owarida. Fortissimo. Grandissimo. Fantastico. Ciao Goku Revival, torna tra una settimana. Andiamo con la verde. Kaioken per 100. Un'altra verde. Kaioken per 1000. Kaioken per 1000. Ragazzi, Kaioken per 1000. Ragazzi, Kaioken per 1000. Abbiamo il moltiplicatore, l'ho inventato io in questo momento. Ragazzi, abbiamo concluso lo showcase con un Kaioken per 1000. E sei preso come una rosa, Goku. Troppi Kaioken. Va bene, ragazzi, andiamo a parlare di questo Goku. Sono un po' triste. Andiamo nell'ultima schermata. Direi che lo showcase può terminare qui. Lo riscopriamo un po' sofferto per la tristezza con la quale siamo un pochino stati costretti a vedere questo Goku Ken che sa ancora fare i suoi danni, però è troppo limitato da una trasformazione che dura 30 timer count e da dei debuff una volta finiti quei count, che veramente sono davvero tristi. Leggete qui una bella lost qui sotto. Ci è scaduta la trasformazione. Abbiamo resistito, però ragazzi, le carte iniziano a costare 40 e purtroppo il nostro Kukaio, secondo me, non ha ancora ricevuto giustizia. La riceverà quando avrà una legendary finish completamente dedicata a lui. È uno dei miei personaggi preferiti, spero tanto che sì, ritaglierà dal parte del team di sviluppo un po' del loro tempo per ricevere, secondo me, il rispetto che si merita. Detto questo, ringrazio per chi è arrivato fino a questo momento dello showcase, vi do appuntamento al prossimo video e vi auguro una meravigliosa giornata. Chat salutate, 3, 2, 1, hola!